Allora, facciamo un po' di giardinaggio, sistemiamo le piante che abbiamo in terrazza, Cicetti, cosa dite? Io dico che questo sabato si può fare. Mi aiuti? Mi aiuti? Allora, adesso che passano un sacco di macchine, non so se si sentirebbe. Un grande vaso che mi ha regalato Maria ed è luminoso. Bello. L'avevo qui da un po' perché aspettavo la mattina di essere una finalmente un sabato mattina che sono libera per sistemarlo. Allora, sono andata a prendere l'argilla. Poi ho preso un gatto che andrà dentro un vaso, mettete un gatto dentro un vaso e poi ho preso il vaso. Penso di averci azzeccato abbastanza nella misura. E poi ho queste piantine qui che sono grasse e se me le ha date la vicina di casa di mia mamma perché le faccio una piccola, il progettino di una cucina. E allora per ringraziarmi mi ha dato queste piantine prese dalle sue, che ha un bellissimo terrazzino pieno di piantine, quindi si innestano, vero Matteo? E noi riempiamo questo vaso così con piantine grasse che non hanno tanto bisogno di lavoro. Il mio gattino col dentino spezzato. Allora, sotto ci mettiamo un po' di argilla, va bene? Però ci servono anche le forbici. Viene a usare qui, bravo. Ok, penso che così possa bastare. Secondo te devo riempirlo ancora un po'? Mettiamo anche questa terra. Bene, adesso ci mettiamo le piantine, ragazzi. Poi cresceranno e verranno anche fuori di qua. Bene, e questa è fatta. Adesso sistemiamo qua sopra un pochino. Nel vasetto piccolo libero ci metto l'avocado che ha già fatto le foglioline nel bicchiere, poverino. Che poi, se fate caso, sono due tipi diversi di avocado, perché questo qua ha lo stelo verde e questo ha lo stelo scuro e anche le foglie sono diverse. Quindi sono due piantine diverse, viva! Che bello, mi piace. Poi qui cambiamo angolo, devo eliminare i pomodori che si sono tutti seccati, erano già rovinati con la tempesta che c'è stata e questo bel fichetto, il fico, lo sposto lì dentro. Bene, cominciamo. Ok, mi aiuti? Tu mi aiuti da questa parte, Matisse mi aiutava dall'altra.
una libellula rossa appoggiata sulla mia yucca. Me l'ha detto Matisse che stava guardando. Eh sì, è lì. L'ho vista. Ecco fatto. Adesso è tutto più ordinato. Mi piace un sacco. Qui? Ecco, qui è tutto libero adesso. E il fico finalmente ha un vaso un po' più grande. Ah, che bello essere più in largo, vero? Ha preso la libellula! Aspetta, ha preso la libellula! Dove la porti? Non in casa? Non la mangerai, vero? È quella? Eh sì, è quella che era sulla yucca. Devo mettere il video vietato per immagini di violenza. I miei gattini sono i guardiani della casa. Bravo Matisse, bravissimo. Adesso la scoppiamo giù, povera libellula. Bene, sono molto soddisfatta di questa mattinata passata a pulire e riordinare la terrazza. Adesso mi piace molto, adesso che si cambia stagione, va bene fare queste pulizie. È venuta molto molto bella. Ho avuto l'aiuto dei miei gattini, abbiamo avuto anche l'avventura della libellula e abbiamo passato una mattinata insieme finalmente, tranquilli a casa. Bene, grazie a tutti di averci seguito e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao! E questa coppia? E questa coppia? Grazie.